Amici, benvenuti in questo nuovo video. Io non ho idea, Katia, come tu faccia a fare quella voce con quel grattino, ma benvenuti in questo nuovo video dove faremo una pizza alla Yukali. Una bella pizza partenopea, campana, come si deve, per omaggiare la nostra Katia che ci porta sia giochi horror che anche giochi un po' alla Capri, no? Andiamo subito a vedere la pizza, anche oggi. Per questa pizza abbiamo fatto un impasto ben idratato, lo vedete, e lo faremo sempre alla napoletana, cornicione alto, con un pochino di ingredienti belli che possano ricordare un pochino la terra campana. Non troppo pesante, ma comunque piacevole al gusto, secondo me. Iniziamo con la nostra spolveratina di farina e andiamo a prenderci la nostra pizza e a condirla. Stenderla prima e poi condirla. Allora, un bel cornicione e una bella stesura. Una sbattuta gliela diamo sempre in modo che va via la farina in eccesso. E adesso il nostro tocco, che ormai è diventato un tocco personale del canale, ma mi sta piacendo come viene perché viene comunque croccantina, anche se forse in questo caso, essendo, diciamo, tutto molto più campano, lo farei stare un pochino meno, farei stare la pizza in precottura leggermente meno, in modo che comunque rimanga morbida come si deve, quindi giusto un 5 minuti in modo che si dori per bene e poi la passiamo a condire. Diamogli dunque la prima infornata e poi finiamo di condirla. A tra poco. Perfetto, come vi dicevo, giusto il tempo di farla solo un pochino e poi passiamo subito a condirla. Iniziamo subito col pomodoro, base di quasi ogni pizza che andremo a fare. Lo spargiamo per bene e qua iniziamo ad avere la prima modifica partenopea che potrebbe avere una pizza, perché finora noi abbiamo usato mozzarella fior di latte, ma a sto giro noi utilizzeremo la mozzarella di bufala campana, che potrete vedere quando la aprirò tutto il sughetto che farà. Eccola qua. E io sai che ti dico? Mamma mia, mozzarella di bufala. Fuori di testa. Questa la mettiamo anche un po' a tocchetti più grossi. Non serve sminuzzarla come la fior di latte. Quindi un bel po' di tocchetti di mozzarella di bufala campana e, per dare quel sentore di mare, quel sentore di fresco, quel sentore appunto di Napoli, andiamo a mettergli delle acciughine fresche con un po' di loro olietto. Quindi gli andiamo a dare anche quel gusto un po' mediterraneo, un po' marittimo, un po' di Napoli. Le classiche Napoli vengono fatte appunto con delle acciughine. Ma non è finita. Mancano altri due ingredienti. Uno non ha per niente a che fare con Napoli, ma è un omaggino anche al Bellotta. Perché Bellotta e Katia di solito sono soliti appunto andare un po' a Ginevra, a Genève, e allora ho pensato di mettergli un pizzichino di brie, proprio dei tocchettini, che non vada né a devastare un po' il gusto classico della pizza, ma neanche troppo poco che poi non si senta, quindi doppio formaggio. E ora voi direte, ma qual è il terzo ingrediente che manca? È un ingredientino che si tiene in dispensa, che a me piace un sacco sulla pizza, ma in questo caso glielo do proprio per la questione Capri, Capri caprese, pomodoro, mozzarella e origano. Andiamo a mettergli un po' di origano, proprio perché così a Katia gli potrà venire di nuovo voglia di farsi una bella partitina al gioco di Capri. E poi dentro il forno sto origano, sai che profumo che sprigiona, guarda che bella. Cioè adesso sembrano un po' di ingredienti buttati lì a cazzo, però in fin dei conti, una volta poi cucinata, potrà essere meglio. Andiamo a rimetterla subito in forno. L'avevo appoggiata sul lavandino, mi si è bagnata la pala, mannaggia. Speriamo che riusciamo a
tenere tutto come si deve. Mannaggia. Direi che il forno è abbastanza caldo. Bello. E adesso diamogli quel quarto d'ora che deve stare, perché secondo me questa qui diventa veramente una bella pizza svizzeraletana. Ragazzi, la pizza è cotta ed è bellissima, una delle mie migliori creazioni. Guarda, quasi la lascerei lì e non la vorrei neanche tirare fuori. Yukali, ma come stai sulla pizza? Stai benissimo sulla pizza, guarda che roba. Guarda, adesso questa qua come minimo la bisogna mettere in un qualche menù di una qualche pizzeria, eh. Bisogna spargere un po' la voce. Oh, guarda, si è accesa pure la luce divina. Ah, come al solito voglio prendere una bella fetta che ha un po' di tutto e questa qua mi sembra precisa. Ecco, vedete che è decisamente più morbida rispetto alle altre. Mamma mia, brucia. Ha l'acciughina, la bella mozzarellona, il brie. Non sono un patito delle pizze morbide, sapete, mi piacciono di più quelle croccanti, ma non sono io sulla pizza. E Katia. Che buon profumo, ragazzi, tra origano, acciuga e tutto, mi sembra veramente spaziale. A parte sta acciuga che ha un gusto favoloso, ma che accoppiata acciuga e brie. Mozzarella di bufala poi bella sciolta e l'origano che non si sente ma dà il profumo, fidatevi, è veramente buona. Questa era Yukali con un pizzico di bellotta sulla pizza. Siete perfetti insieme, visto? Grazie per aver visto questo video. Commentatemi qua sotto nuovi content creator in cui volete vedere, su cui volete vedere, a cui volete vedere dedicata una pizza. Noi ci vediamo al prossimo video. Se non avete visto i precedenti, andateli a recuperare. E vi ringrazio perché questa serie credo stia piacendo più a me che a voi. Buon appetito!